appena battuta. Berlusconi si è dimesso. Berlusconi si è dimesso. Un'esplosione, l'abbiamo sentito, un'esplosione di gioia. L'esplosione di gioia della folla che si è dimesso e adesso praticamente sta solo aspettando che esca dal Quirinale. 40 minuti esatti mi ricordano dallo studio, sono le 21.42, lui è entrato alle... Come sentite in questo momento, piazza del Quirinale è esplosa in una un'esplosione di gioia, sono tutti che urlano liberi, liberi, liberi. Veramente è una, sicuramente una fine piuttosto amara per il presidente Berlusconi, ma d'altronde... Ecco, la comunicazione, Enrica, è arrivata dal segretario generale, da Donato Marra, come nel protocollo, le dimissioni di Berlusconi sono ufficiali. Andiamo allora dentro al palazzo, dentro al Quirinale, dal nostro inviato all'interno del palazzo. Me le potete mandare? Allora sì, Silvana, Silvio Berlusconi ha lasciato il Quirinale ma non uscendo alla porta principale, non passerà dunque in mezzo alla folla oceanica che lo sta contestando, che sta chiedendo le sue dimissioni. In questo momento mi portano il comunicato ufficiale del Quirinale, perché il segretario generale Donato Marra ha appena detto che il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ricevuto alle ore 21 a Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, essendosi concluso l'iter parlamentare di esame e di approvazione della legge di stabilità e del bilancio di previsione dello Stato, stiamo leggendo il comunicato ufficiale del Quirinale, ha rassegnato le dimissioni del governo da lui presieduto. Il capo dello Stato, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nel ringraziarlo per la collaborazione, si legge ancora in questa nota appena battuta dal Quirinale, si è riservato di decidere e ha invitato il governo dimissionario a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Le consultazioni del capo dello Stato si svolgeranno nella giornata di domani. Questa è l'ufficialità, dunque Silvio Berlusconi rimane in carica per adesso, fino a che il nuovo Presidente del Consiglio non verrà incaricato, fino a che domani non si svolgeranno le consultazioni, e sempre il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano deciderà a chi affidare, probabilmente nel pomeriggio di domani, l'incarico. Silvio Berlusconi ha lasciato il Palazzo del Quirinale dopo circa 40 minuti di colloquio nello studio privato di Giorgio Napolitano, ha lasciato il Quirinale da quella che viene chiamata Porta Giardini, quindi una porta laterale del Palazzo, proprio per non passare dalla piazza principale. Infatti vedete, voi state mandando le immagini in diretta, la folla che in parte si sta spostando verso la via laterale, perché ovviamente si è resa conto che Silvio Berlusconi ha lasciato il Palazzo del Quirinale non uscendo dalla porta principale. Domani al via le consultazioni.